I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Buongiorno a tutti. Sì, iniziamo. Guardate un po' per la fine dell'estate. Che bell'angolino è stato allestito qui già in onore dell'autunno. La piccola come sta? Fammi vedere, dai, sta bene, adesso la faccio mangiare. Guardate un po' che meraviglia, tu cambiati, cioè non esiste che ti vesti così, cambia abito, fa caldo, quindi ti metti il tuo abito da caldo. E niente, nonno ancora qui, ecco Nanami, e adesso si fa questa festa della rostitura di salsicciotti. La piccolina le facciamo mangiare la cucina salutare che ha preparato la mamma, così poi va un po' giù in giardino anche lei a giocare. Non c'è Midori oggi perché non l'hanno portata. Ok, prendi una porzione. Però c'è Mio, c'è Kiyoshi e c'è, vabbè, poi la famiglia di Chu. Qui c'è l'angoletto della sabbia che avevate già visto, ho messo le nuove altalene che sono troppo graziose. Di notte poi, dopo lo vedrete, fanno una luce meravigliosa. E ecco, questa è la nuova griglia per la rostitura dei salsicciotti, per cui adesso appena arrivano tutti vediamo un po', così facciamo gruppo e vediamo chi altro c'è. Forma un gruppo. Sì, è arrivata Mio, Koei, Nanami e voilà, e Masaru. Va bene, quindi adesso andate, riaccendi il fuoco, nonno, non vedi che è spento? Aggiungi un ciocco e aggiungi un ciocco, non c'è altro da fare. Oh, bene. Olà. Sì, bisogna che sia bello. Allora la piccola la facciamo giocare fuori. Ammazza, si è finita tutto. Wow, ma non andate a mangiare lì, dai, tu vai giù a giocare in giardino nella tua nuova, tua no, è un po' di tutti questa casetta. Abbraccialo e parla. Lei è arrivata quasi al 5 anche nel pensiero e quasi a 3 nel vasino, quindi avremo una bimba assolutamente perfetta. Qui accendiamo la musica. Accendi musica con la rostitura dei salsicciotti, facciamo la musica americana. E adesso racconta una storia, invita a passare del tempo insieme Mio, Nanami e il nonno e tutti quanti. Non so se c'è una sedia per tutti, forse ne ho messe poche. E lei non ha molta fame, quindi non le faccio arrostire i salsicciotti. Adesso aggiungi un ciocco, Koei, e arrostisci. Racconta una storia di gruppo.
una storia d'avventura su un bottino d'oro a tutti quanti loro. Vai. Benissimo. Oh, sì, c'è posto per tutti. No, mancherà il nonno. Vabbè, il nonno lo mandiamo a nanna. È stanco? No, c'ha fame, porastella. Vabbè, nonno, ti devo aggiungere una sedia. Va bene. Piccolina, dai, balla tu, balla. Balla, amore, dai. Balla che ti piace. Guardate che bella casetta. Qui si è spostato il tappeto, vabbè. Però lei nel movimento a 5 dovrebbe ballare molto meglio di così. Fai anche le giravolte. Brava, amore, questo completino mi fa impazzire. Weila! Poi qua, ok. Oh, Coei sta raccontando la storia, molto bene. Una storia un po' di paura, c'è il pappagallo, il bottino, c'è un vulcano che erutta, il pappagallo del capitano della nave pirata, e infatti vedete c'è un capitano di una nave pirata, e dopo arrostite tutti insieme, no, tu no, tesoro, non puoi, arrostisci delle toffolette, toffolette perché mi sembra che non abbiate molta fame. Arrostisci toffolette, appena hai finito la storia, e aggiungiamo una sedia per il nonno, povero nonno. Dai, aggiungiamola qua. Sì, qua si può sedere, dai. Siediti, nonno, dai. Siediti e arrostisci toffolette. Ok, dai, arrostite tutti, su, a voi non vi posso comandare, ma potete farlo di vostra iniziativa, no? Nanami, siedite e arrostisci toffolette, bravi. Oh, ultimi giorni d'estate, come vi dicevo, quindi si godono il giardino finché possono. La piccola dove è andata? No, tesoro, ma perché te ne vai a letto già? No, no, prima usi il vasino, però se proprio vuoi andare a dormire, usa il vasino e poi se proprio vuoi dormire, non puoi farti un pisolino qui vicino a mamma, papà mio, Kiyoshi che stanno arrostendo. Hai un pisolino qui dopo, dai. Che adesso arriva il buio, arriva bello con le luci accese e vi faccio vedere che carine che diventano tutte queste lucine di questa casetta, che sarà poi la casetta dove la piccola Oshiko inviterà Midori, dormiranno qui una notte perché si possono mettere le brandine. Faranno una specie di piccolo pigiama party e poi andranno sull'altalena. Qui hanno tutte le cose per giocare. E comunque adesso fa freschino, non è più tanto caldo. Quindi, amore, fatti un pisolino. Nonno, tu sei giocoso, vedi di non morirmi per la troppa giocosità. Adesso, no, siediti insieme. Sedetevi tutti insieme, dai, il gruppo si sta intorno al fuoco, si chiacchiera, si passa una bella serata. Magari potrei mettere qui il tè, potrei mettere qui il tè, magari si bevono un tè caldo intorno al fuoco. Dai, no, no, ma perché ve ne andate tutti? Siediti e chiacchiera qui, avanti. Sembra che a Masaru la canzone sì, la gradisce la musica americana, perché no? Ok, allora, chiacchiera, ma sempre a far ginnastica è fissato Coei. Allora, no, dai le chiavi della residenza, siediti insieme, avanti. E porca miseria, ma sbusciano sempre via, mi fanno venire una tale rabbia. La piccola sta venendo a farsi il pisolino, sì, patata, viene a farsi il pisolino, amore.
E tu, Kohei, chiacchiera con Kiyoshi in nome di una vecchia amicizia, no? C'era, congratulati per il matrimonio, ormai è storia passata. Racconta una storia nuziale, se no scappano via, non c'è niente da fare. E tu parla con la tua amica Mio, condividi consigli energici, che lei non è proprio in grande forma. Scambio di battute con una vecchia amicizia e anche con Nanami, che chiedi un piccolo prestito, ringrazia per la presenza e, che romantico, no? Buffo, racconta una storia buffa. E poi facciamo che devono raccontarsi un'altra storia, stavolta la racconta il nonno, racconta una storia di fantasmi su impronte digitali che scompaiono, no, la piccola si spaventa e raccontala a loro. Coei, ti vedo poco collaborativo oggi, eppure guarda che angolino bellissimo che avete allestito. Oh, la piccola è triste perché ha tanto sonno e sui cuscini non è contenta di dormire. Chiedi al papà di metterti a nanna, dai. Va bene, papà ti mette a nanna, poi viene qui. Dai, mettila a nanna tu, Kohei, su, che a lei è più contenta, anche se è indipendente, è più contenta se è un genitore. La mette a nanna e le racconta una bella storia. No, ce la mette giù, va bene. Allora tu lascia stare. Siediti insieme e chiacchiera qui, forza. Nonno, la racconti? Oh, adesso tocca al nonno raccontare la storia intorno al fuoco, mentre Kohei aggiunge un ciocco. Kiyoshi è un gran maleducato, perché non si fa così, non si fa così, non si va via mentre il nonno racconta una storia. Mio si spaventa per la storia di fantasmi e adesso magari comparirà un fantasma. Comunque, ragazzi, hanno passato questa serata fra amici un po' diversa, non è una cena, non è la solita festa così, ma è una serata intorno al fuoco per festeggiare o non festeggiare, perché nessuno festeggia la fine dell'estate. A meno che non sia fuori di testa, perché io vivrei tutto l'anno d'estate. Bene, ragazzi, la festa è finita e tu devi andare a dormire, a farti un bagno. Sei sempre zozzo perché sei sempre lì che ti fai le corse sul tapis roulant. Allora, fatti sta bella doccia, prima si usa il bagno. Poi fatti la doccia che l'hai aggiornata, fai una doccia tonificante e dormi. Tu come sei messa? Tu stai benone? Tu stai benone. Il nonno invece c'ha la prostata lui. Non mi svegliare la creatura, eh? Fai la pipì, poi ti fai la doccia. E tu cosa fai? Spegni il fuoco? A questo punto, ah, chiacchiera, guarda, Mio è ancora qui. Allora, ma discuti di idratazione. Vabbè, discutiamo di idratazione, però insomma, non è proprio un discorso che si fa con gli amici. Spettegola sui vicini, no, perché i vicini sono loro. Dai il regalo, comincia a darle un po' di verdure o qualche verdurina, non ce l'hai? No, non ha verdure, sì che le ha, ma non so se le gradirà. Oh, dalle il regalo. Per dirgli, guarda, questo portalo a Midori da parte mia, che oggi non ha potuto venire qui, era un po' raffreddatina, sapete i bambini come sono, no? Basta un po' di allergia. E dallo a Midori da parte di Oshiko, è un regalino che le ha mandato Oshiko.
Poi chiacchierate un attimo e dagli questo congratulati per il matrimonio. Ma le chiavi della residenza le ha già, ma scusa, eh? Ma sì, condividi altre scelte, chiedi a mio, no, lei ce l'ha già il lavoro dei suoi sogni, altre scelte. Non lo so, colpo d'anca, dai, da vecchie amiche. Tu vai a letto, nonno, mi sa che sei stanco, vai a dormire, bravo. E poi niente, e poi chiudiamo, dai le chiavi della residenza, gliele aveva già date 38 volte, ma ogni volta non lo so, e spettegola un po', dai, siete due ragazze lì, da sole, non ci sono gli uomini vicino, potete spettegolare. Ah sì, hai capito cosa ha fatto la nostra vicina di casa? Oddio, perché sono tristi? Che è? E calcia il pallone con mio, forza, almeno mio dimagrisce un po'. Su, ok. Ragazzi, vi saluto. È stata una serata piacevolissima, un po' diversa dal solito. La festa dell'arrostitura dei salsicciotti, vediamo com'è andata. Ora devo proprio andare. Bel lavoro, hai appena guadagnato una lanterna portatile per illuminare il tuo campeggio. Insomma, abbiamo preso il bronzo. Va bene, dai. Per cui, vediamo se l'orto è a posto. Qui c'è la nuova casetta delle bambole di Oshiko. È stranissima sta casetta per le bambole, veramente strana, però vabbè, almeno è qualcosa di nuovo. E niente, l'orto è a posto, gli idranti stanno per morire per lasciarci, ma tanto dopo mi vieni qui e mi estirpi le erbacce, ma tanto fra poco inizia l'autunno, per cui con questa bella serata intorno al falò, salutiamo l'estate e diamo il benvenuto all'autunno. Ciao a tutti. Ciao ciao.